Buon pomeriggio cari amiche e cari amici, mi stavo ponendo un problema. Cari amiche e cari amici, che invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a mettere i vostri like ai miei video e mi raccomando andate su Instagram, perché oggi c'è un bel ricordo, un 31 gennaio 2016, una grande gioia per Siniša Mihajlović, la vittoria per 3-0 del Milan sull'Inter. Tre gol di una giornata bella, forse è stato l'ultimo risultato rotondo in un derby, perché gli ultimi derby meglio non dimenticarli, è uno degli elementi, uno degli aspetti che conterà certamente quando metteremo sulla stadera, cioè sulla bilancia, per la conferma o meno di Stefano Pioli. Tutte le sconfitte nei derby incominciano a essere pesanti. Allora, per tirare su il morale, per alzare il morale ai tifosi del Milan e ricordare un grande derby, quel 3-0 dove fu protagonista Bacca, dove fu protagonista Niang, una bella vittoria che ricordiamo ancora più volentieri perché in panchina c'era quella splendida figura, quel grand'uomo che è stato e che è, perché questi uomini non scompaiono mai, Siniša Mihajlović. È stato lui a guidare quel Milan che ha vinto 3-0 e che poi non finì bene il campionato e purtroppo ce lo ricordiamo bene la fine di quel campionato. Però quel 3-0 rimane e potete andare a vedere le fotografie e rievocarlo. Ma stavo dicendo, sto facendo una riflessione. Al Milan, salvo colpi che in questo momento non riusciamo a intravedere, non prenderà nessuno a gennaio. È inutile che vi ripeta che per me è stato un errore, che sia stato un errore, o più che un errore, un rischio. Quindi più di una volta l'ho detto, non voglio ancora tediarvi con questa mia opinione. Però vedo, o tutti gli altri sono stupidi o tutti gli altri sono intelligenti, tutti che cercano Pellegrino, che oltretutto non dobbiamo mai dimenticare essere uno dei convocati nella nazionale, non una nazionalina, no, la nazionale più forte al mondo, visto che ha vinto il campionato, l'ultimo campionato del mondo, cioè l'Argentina. E il tecnico dell'Argentina convoca Pellegrino, quindi è in Argentina, con un mondo del calcio argentino che offrirà tantissimi campioni, prendono Pellegrino. E tutti vogliono Marco Pellegrino. Il Milan non vuole Marco Pellegrino, ma allora io mi domando, certo dovrà giocare, ma dato che quello che interessa a me è che giochi nel Milan, in questo momento certamente ha più esperienza di Simic. E allora perché non tenerlo? Questa è la mia domanda. Se tutti lo vogliono, tutti hanno fiducia in questo giocatore sfortunato perché si è fatto male dopo pochi minuti nella partita di Napoli, poi proprio una buca che gli ha portato addirittura una piccola frattura, e allora, vista la nostra totale carenza numerica, perché qui continuiamo a dire ciao, rientra, ciao, fra 20 giorni rientra. Io non credo che ciao rientro 20 giorni, cioè certo si metterà in gruppo forse, ma neanche, incomincerà a uscire fra 20 giorni. Ma quando si intende torna, ciao, vuol dire titolare dal primo al 90° minuto. Questo è ritorna, ciao. Non l'abbiamo in panchina e farà 5 minuti, è zuppa pan bagnato e devono continuare Chiere, Gabbia ed eventualmente Simic. Io dico che se questo Pellegrino è considerato da tanti club un possibile rinforzo di gennaio, e perché non lo consideriamo noi un bel rinforzo di gennaio? Se no, la domanda è cosa l'abbiamo preso a fare, se viene preferito un pur valido ragazzo che però non ha ancora un'esperienza totale, che può avere un nazionale argentino come Pellegrino, e io sto parlando del pure Giancarlo Simic. Queste sono tutte riflessioni che invito anche voi a fare. Poi magari Pellegrino è un giocatore
non da Milan, però se lo chiedono diciamo squadre di Serie A o con ambizioni in Serie B, secondo me è da valutare bene, perché il Milan in questo momento è in emergenza. Continuo a dire, mi hanno già detto anche ieri, quando ho letto che Ken non sarebbe andato all'Atletico Madrid, anche per questioni fisiche, non sta benissimo ancora, non si è ancora ripreso dai suoi problemi, lasciarlo là alla Juventus, mi sembra che il costo tra prestito eccetera era di 1 milione, che è più forte il Milan con Kane oltre che avere Jovic e Giroud, secondo me sì, poi magari mi sbaglierò, ma secondo me sì. Sono delle riflessioni che in questo momento, tanto per quello che riguarda gli allenatori, si legge di tutto e si dice di tutto. Adesso sono passate le due ventate di Conte, addirittura vediamo come finirà la storia di Conte, dove andrà, se andrà da qualche parte, se troverà una squadra. Io continuo a dire che sarei molto molto sorpreso venisse al Milan, ma ci sono testimonianze di colleghi autorevoli che parlano addirittura di accordi verbali. Vediamo, non faccio stento a credere che poi possa venire al Milan, indipendentemente da eventuali diciamo contatti, che non escludo certamente, non escludo. Quindi anche lì continuano a dirmi l'importante tenere in questo momento, sostenere Pioli che è l'allenatore, e noi lo sosteniamo. Per quello che riguarda il campo, parliamo di campo perché è importante parlare di campo. Ormai di mercato, da domani si incomincerà a pensare chi sarà l'attaccante del prossimo anno. No, è un errore, bisogna capire chi sarà l'allenatore del prossimo anno. Solo dopo che sapremo chi sarà l'allenatore del prossimo anno, alla logica capiremo quali siano i giocatori che interessano all'allenatore del prossimo anno. Una decisione che sì, mi dicono, verrà presa un po' nel finale di stagione, pur sondando adesso e capendo chi possa venire. Mi risulta però un rischio anche lì andare alla fine della stagione, perché il mercato va impostato adesso, gli accordi verbali con giocatori, con procuratori, con squadre vanno fatte adesso, almeno così mi sembra che si debba lavorare. Adesso vedremo, perché parlare dell'attaccante alto, forte, grande o piccolino e rapido mi sembra in questo momento inutile. E quindi da domani incominceremo questo esercizio, vedremo, tanto si parla già addirittura quali saranno i giocatori che verranno ceduti. È chiaro che non essendoci nulla si devono andare giustamente, mediaticamente, a cercare degli argomenti che facciano discutere. Maignan, Theo, chi rimarrà, chi andrà via. Io, la cosa più paradossale, che del calcio giocato del Milan terzo, del Milan che deve andare in Europa League, sembra che non interessi nulla a nessuno. Ma invece io vi dico che l'arbitro di Frosinone Milan sarà il signor Pairetto, che al VAR ci sarà il signor Mariani, e intanto incominciamo. Incomincio a dirvi che Calabria si è allenato col gruppo, quindi è recuperato, mentre anche oggi, mercoledì, Benasser continua col suo personalizzato. Siamo allo spartiacque. Se domani vediamo Benasser unirsi al gruppo, probabilmente andrà a disposizione di Pioli per il complicato match col Frosinone, che sì, avrà una difesa un po' arrangiata, ma ormai non cadiamo più nel tranello di squadre che hanno dei problemi di formazione eccetera, perché poi rischiamo sempre di fare pessime figure. Quindi affrontiamo il Frosinone e come insegnava sempre Silvio Berlusconi, pensiamo a chi gioca, a chi entra in campo, non alle assenze e agli assenti. Ha fatto molto discutere, chiudere, e chiudo, la frase del proprietario di Red Bird, cioè il proprietario del Milan, cioè Gerry Cardinale: non ho mai avuto tanto stress da quando che sto in questo momento provando, da quando sono diciamo nel mondo del calcio italiano, nel Milan. E pensate che lo dice mentre è là negli Stati Uniti, pensate se fosse qui
ovviamente con tutti i problemi, con tutte le indiscrezioni, con tutti i rumors, con tutte le critiche, con tutti i fondi arabi che devono arrivare da domani a diventare padrone del Milan, e a tutte queste voci, rumors, indiscrezioni, ipotesi, notizie che stanno attraversando sempre il mondo Milan. Ha colpito questa cosa dello stress di Gerry Cardinale, però ricordo un imprenditore famoso che aveva comprato una squadra di calcio americana. Là non c'era, addirittura sapete che non esiste la retrocessione. La squadra di Serie A rimangono in Serie A, la squadra di Serie B rimangono in Serie B. E l'ha lasciata perché gli mancava quello spirito, quel pepe, quel sale, salzin di suppe. Figurarsi, abituato al mondo americano, che pure è un mondo importante nello sport, lo sport americano è ai massimi vertici a livello di organizzazione di televisione, di entertainment, di idee nuove, tutto quello che volete. Ma manca quello, ha ragione, lo capisco, quello stress che abbiamo qui per, a partire dalla D che va alla C, la C alla B, eccetera, eccetera. Quindi capisco lo stato d'animo del presidente, ma sappia, anzi del proprietario, ma sappia che è nulla al confronto di chi vive qui la situazione stressante di voci, di rumors, di indiscrezioni e di notizie. Vedremo quando tornerà in Italia, se magari per la partita con il Rennes oppure un'altra partita. Adesso indubbiamente il Milan deve incominciare a progettare, a studiare, a diciamo trovare i giocatori giusti, l'allenatore giusto, sia Pioli o un altro, per la prossima stagione. Speriamo di fare una bella Europa League, campionato, siamo in questa posizione, ma l'Europa League è lo spartiacque tra una stagione buona e, se vince, molto buona, o una stagione da dimenticare. Però adesso concentriamoci sulla palla, allenatori, e a giugno-luglio, se andrà via A o B, in questo momento è bello mediaticamente, ma non mi interessa nulla. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.